Show TG informa il meglio di questi ultimi 4 mesi. Sei perso le notizie dei scorsi TG? Con questo appuntamento recuperi tutto il tempo perso. Ascolta. Passiamo subito alle notizie e la prima è un grande, diciamo così, un grande classico, tanti studi al riguardo, ma è vero che allenandoti sei più felice, ma si direbbe che è tutta una questione di biochimica alla fin fine, perché soprattutto quando ti alleni produci 3 ormoni che sono, diciamo così, fautori di quella che si definisce la felicità, quindi endorfine, dopamina e serotonina. Come si riescono a sviluppare questi ormoni? In quale maniera? In quale direzione più rapida? Molto semplice, sessione ad alta intensità oppure 20 minuti di corsa al giorno aumentano il livello, ad esempio, di dopamina. Di conseguenza anche attenzione e concentrazione nella vita quotidiana si elevano a dismisura e quindi anche tu sei una persona ancora più produttiva. Quindi qual è l'equazione che possiamo dedurre da questo breve studio apparso negli Stati Uniti all'interno dell'American Sport Journalism? Molto semplice, più ti alleni, più stai meglio ed anche la soddisfazione legata alla tua persona dentro di te aumenta. E quindi che cosa può succedere? Questo durante l'allenamento, un maggior sviluppo di dopamina. E a fine allenamento che cosa appare? La serotonina, ecco arrivare la serotonina, un altro ormone molto importante per quanto riguarda la tua felicità, ma soprattutto che ti aiuta nella regolazione delle fasi sonno-veglia e per quanto riguarda la temperatura corporea, oltre che a controllare l'appetito, quindi diciamo così a non strafogarti post allenamento, e soprattutto ti fa sentire molti meno dolori fisici. In poche parole, quindi, se ti alleni sei una persona più felice, oltre che di conseguenza anche più attiva e più sana. Ma adesso passiamo alla prossima notizia. La seconda notizia invece che vi diamo quest'oggi riguarda un studio americano dell'American College of Sports Medicine e che sottolinea l'importanza dell'esercizio fisico regolare, dimostrando come l'esercizio fisico risulti un forte scudo per la nostra salute e dall'altro ci protegga dalla sedentarietà e dall'inattività fisica, e queste ultime due sono anche riconosciute come il principale fattore di rischio nel momento in cui si contrae il Covid-19, e tutto questo è stato condotto su uno studio su oltre 48.000 pazienti, più del 60% di origine latino-ispano-americana, e con questa ricerca la Kaiser Permanent del sud della California, un consorzio di cliniche molto molto importanti in quella zona del mondo, ci ha mostrato come i pazienti che erano sedentari o che comunque hanno sempre svolto molta poca attività fisica prima della diagnosi del Covid-19 hanno avuto, diciamo così, problematiche di grandissima rilevanza, addirittura la morte era molto più probabile del 2,5 volte in più rispetto a quelli che nella vita di tutti i giorni o nella loro, diciamo così, routine quotidiana avevano sempre inserito l'attività fisica. Questo studio dimostra una volta di più come l'inattività dovrebbe essere considerata un fattore di rischio, al pari chiaramente di diabete, al pari di fumo, al pari ovviamente di problemi cardiaci, ipertensione, obesità. Infine, questa ricerca denuncia anche la totale assenza di approfondimenti medico-scientifici su questa tematica, oltre che ovviamente anche ad una sensibilizzazione pubblica che pone all'attenzione anche di quanto le chiusure di tanti centri, in particolar modo in Italia, possono aver provocato soprattutto nelle persone inattive. Che notte cantava Fred Buscaglione nel 1959? Ed è anche questo l'interrogativo che ci poniamo oggi per quanto riguarda meglio allenamento al mattino o alla sera, ed è anche l'idea che si sono posti i ricercatori australiani dell'Australian Catholic University di Fitzroy. Si sono chiesti: l'esercizio serale è più potente degli allenamenti mattutini per migliorare la salute del metabolismo, del tuo metabolismo? Quanto pare, secondo questa equipe un po' anomala australo-norvegese, sembra proprio di sì. Sono stati reclutati 24 uomini sedentari e in sovrappeso. La ricerca si è sviluppata in due maniere: attraverso la scelta dei pasti prevalentemente grassi, con un 65% di componenti grasse, e attraverso allenamenti suddivisi in 3 fasce orarie.
un gruppo si allenava alle 6:30, un altro gruppo si allenava alle 18:30, mentre un terzo gruppo di controllo non si allenava. Si sono alternati così per un anno e la routine degli esercizi era identica per entrambi i gruppi, sia per quello delle 6:30 sia per quello delle 18:30, cioè un giorno brevi e intense sessioni di, diciamo così, di fiato, mentre il giorno dopo allenamenti più lunghi ma anche meno intensi. I risultati sono stati abbastanza, diciamo così, anomali, perché gli atleti del mattino hanno mostrato lo stesso aumento del colesterolo e preoccupanti comportamenti dal punto di vista sanguigno, ok, di quelli del gruppo del controllo che non si sono mossi e chiaramente non hanno fatto esercizio fisico. A differenza invece degli atleti della sera, che hanno riscontrato incredibilmente dei miglioramenti dal punto di vista del colesterolo, ma soprattutto hanno sviluppato un miglior controllo della glicemia durante la notte, ma anche dopo i loro allenamenti, e questo sicuramente ha portato dei benefici non indifferenti per quanto riguarda il loro fisico. Lo studio sottolinea che allenarsi più tardi nel corso della giornata può avere vantaggi unici, ma non è comunque l'unica soluzione, e che tu decida di allenarti al mattino, allenarti la sera, l'importante è farlo, e l'importante è farlo sempre con una guida corretta, con una guida giusta, che sappia utilizzare un metodo e soprattutto sappia guidare verso gli obiettivi e i risultati che desideri. Con Show TG in forma è veramente tutto. Questa edizione legata al meglio di termina qui. Ci vediamo la prossima stagione. A presto, ciao!